Una coppia solofrana è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Avellino alla competente autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile di un illecito smaltimento di acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavorazione della loro conceria nel torrente Solofrana. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un controllo ad ampio spettro disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, finalizzato alla tutela della salute del cittadino e della legalità nella sempre delicata materia ambientale. Nella cittadina conciaria, i carabinieri, da un preliminare sopralluogo effettuato unitamente al personale della Polizia Locale, locali e tecnici dell'ARPAC hanno individuato uno scarico adiacente al letto del torrente dal quale fuoriusciva della melma. Le successive indagini corroborate dal continuo monitoraggio di tale deplorevole azione destinata inevitabilmente a compromettere l'ambiente e di conseguenza il benessere delle persone hanno permesso agli operanti di stabilire la provenienza dello scarico originato da una conceria di Sant'Agata ed identificarne i responsabili. Per i coniugi lui 60 anni, lei 50, è scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nel corso dell'attività sono state inoltre rilevate ulteriori responsabilità in danno della titolare dell'azienda, constatando diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.